Buongiorno Giulianova, Operazione Verità torna ad occuparsi della piscina comunale di Giulianova, quella che potremmo definire la piscina dei misteri, la cartina al tornasole dell'azione amministrativa della Giunta Costantini negli ultimi 5 anni. Mi spiego. Il 20 febbraio 2023, quindi fra pochi giorni, ci sarà il primo anniversario, venne chiusa la piscina comunale e venne indicato come durata dei lavori 180 giorni, cioè la piscina doveva essere riconsegnata agli utenti il 20 agosto 2023. È avvenuto invece che per le ragioni che non ci sono state mai spiegate, non solo la piscina non è stata riaperta, ma l'impresa che ne cura i lavori è ferma e quindi il cantiere non è operativo dalla fine di luglio del 2023, cioè da 6 mesi. La cosa più grave è che da quando ho sollevato la questione in nome e per conto di voi cittadini, Costantini e Di Candido, che hanno un dovere precipuo di trasparenza e di buona amministrazione, di buon padre di famiglia nei confronti di Giugliesi, non ci ha mai risposto a 2 quesiti. Nessuno dei 2 ci ha risposto. Primo quesito: perché i lavori non sono mai stati terminati, anzi sono fermi da così tanto tempo? Secondo, se è vero che questi lavori, peraltro, contemplano la riduzione della profondità della piscina a 1,50 m anche nella porzione dedicata alla riabilitazione, ai corsi per i sub, per la protezione civile, per i vigili del fuoco. I cittadini da un anno sono costretti a fare i pendolari e gli utenti ormai frequentano piscine fuori dalla nostra città. Una piscina che invece era un punto di riferimento per tanti utenti già dal giugno 2008, quando venne rifatta completamente e messa a disposizione. Ora, perché la cartina al tornasole? Costantini e i suoi assessori da 5 anni mettono in un cassetto qualsiasi problema che investe la cosa pubblica. Lo ignora, ma soprattutto non informa i cittadini. Lo abbiamo visto con la gara dei rifiuti, che nonostante le nostre sollecitazioni è dovuta finire nella decisione del Consiglio di Stato, quando invece avrebbero potuto definirla prima. Ora, io mi rivolgo a Costantini e Di Candido. Ci volete spiegare per quale ragione questa piscina non trova la luce? Ci volete spiegare se è normale in una democrazia che un sindaco e un assessore ignorano questi problemi, che sono poi i problemi seri della città, e se ne infischiano? Il 9 giugno Costantini, Di Candido e i suoi amministratori hanno già annunciato che si ripresenteranno nelle urne per essere riconfermati per 5 anni. Ora, è chiaro che dovranno rendere conto del loro operato, perché se il loro operato è basato sul gioco delle 3 carte, come avviene con la piscina e tante altre questioni che abbiamo affrontato in questi mesi, noi diciamo basta con i segreti. I giugliesi hanno diritto di essere amministrati in trasparenza e vogliono chiarezza, a partire dalla piscina dei misteri. Attendiamo le risposte che stiamo aspettando da 110 giorni, dal 4 ottobre scorso, quando ponemmo per la prima volta la questione. Buongiorno Giulianova.